Amici di Radio Truman TV, siamo ai campionati italiani 2013 qui a Peschiera sul Garda e non potevo non soffermarmi a intervistare una grande, nota campionessa che questa sera, quest'oggi, ha portato delle allieve, delle ragazze, delle atlete, quindi lei praticamente è in riposo ma è sempre in forma. Senti Cristiana, allora che dire, il portare delle ragazze è sempre un'emozione, tu hai fatto tante gare e trasmetti a queste ragazze. Sono più emozionata adesso che quando gareggio io, adesso ho quattro ragazze, stanno bene, sono tranquille, io cerco di mettergli tranquillità per quello che posso, perché mi apprendo tutta io lo stress della gara, però meglio gareggiare, esatto. Preferisco gareggiare. Senti, scherzi a parte, però è cambiato, il bodybuilding sta cambiando, però e grazie anche alla vostra passione si incentiva queste persone di fare queste esperienze. Il campionato italiano è già un bel traguardo, perché è la nostra ambita federazione FBB, che è naturalmente la prima, che quando si arriva un italiano direi che comunque è già bello esserci, importante. È quello che ho detto prima alle mie ragazze, è importante essere su questo palco, essere arrivate qui vuol dire che siete già tra le migliori, poi quello che viene, viene. Date il massimo e speriamo che vada tutto bene. Vi ricordo che Cristiana Casoni ha occupato tantissime copertine del nostro settore del bodybuilding, delle riviste, è sempre stata in forma in tutte le fiere, insomma lei è proprio l'emblema del fitness italiano, perché che dire, un umile, ha sempre partecipato a gare, ha sempre vinto tanto, ha fatto la testimonia, però la sua passione non tramonta mai, che dire, a Monte Carlo, nel Principato di Monaco, facciamo conoscere Cristiana Casoni anche ai campionati italiani, grazie. Ciao a tutti, grazie a voi. Che dire, questo è solo l'inizio, ci vediamo dopo. Tanta roba, tantissima roba. Che devo dire? Sono emozionato anch'io.